Caro Gesù bambino, in questi giorni di attesa del tuo Natale, con alcuni confratelli abbiamo deciso di fare una passeggiata nel centro storico della città. È stato molto bello e rigenerante fare due passi in compagnia per quelle vie antiche, respirando un'aria frizzante e leggera, l'aria tipica del passaggio tra l'autunno e l'inverno. Con i confratelli chiacchierando parlavamo della forte tradizione che fluiva da quelle mura, antiche ma molto forti, tanto da resistere nel corso dei secoli a numerose intemperie. Caro Gesù, quanto è importante la tradizione di una città, di un popolo, è un patrimonio inestimabile. Noi qui in convento veniamo da diversi paesi, alcuni frati fuori dall'Italia, altri anche fuori dall'Europa. È una grazia avere la possibilità di conoscere e attingere dalle tradizioni in cui ognuno di noi è cresciuto e porta in sé. In questo mondo ormai si va sempre di fretta, tutto cambia velocemente e se non sei aggiornato all'ultimo upgrade sei da cestinare. Caro Gesù, non siamo in pochi ad avvertire la grande esigenza di rallentare il passo, di abbassare i ritmi, di fermarci un po' per poter gustare quanto il passato consegna al presente. Caro Gesù, anche tu hai dato grandissima importanza alla tradizione, non l'hai scartata. Anzi, hai scelto di nascere in una tradizione, in una famiglia, in un popolo, in degli usi e costumi ben precisi. E con la tua buona notizia hai rigenerato la tradizione dell'intera umanità per un presente e un futuro migliori. Caro Gesù, aiutaci a comprendere che la tradizione è come la linfa che fa crescere un albero. Lo fa fiorire, ne fa produrre frutti nuovi. Per essere moderni corriamo il rischio di credere che sia necessario staccarci dalle radici, ma non è così. Le radici e la tradizione sono la garanzia del futuro. Con affetto, Francesco.